Congratulazioni per il traguardo raggiunto. Grazie mille, piacere accomodarmi. Ora invitiamo il Presidente, il dottor Riccardo Comerio, a raggiungere il leggio per il suo intervento. Buongiorno a tutti. Sono veramente molto emozionato di poter tornare a parlare in pubblico. Effettivamente è più di un anno che non lo faccio. E visto il tempo di ieri soprattutto, sono molto contento che sia una bella giornata che ci accoglie. Abbiamo tanto atteso questo momento. Sembrava non arrivare mai per le numerose incertezze del periodo. Lo abbiamo aspettato sperando di potervi accogliere qui nella vostra università per la cerimonia delle lauree a conclusione della prima parte o dell'intero percorso della LIUC. Ora ci siamo davvero e possiamo guardarci di nuovo in faccia, senza mascherine, pur in un contesto non ancora privo di restrizioni. E questo lo vediamo bene, siamo in circa 300, l'anno scorso eravamo in un unico evento 1400 e abbiamo una seconda edizione di fatti domani mattina. Personalmente, oltretutto, mi dispiace molto che i vostri genitori non possano essere qui come sempre fatto in passato e così condividere orgogliosamente il vostro risultato. Oggi è comunque una grande conquista che ci fa guardare con fiducia al futuro, già il futuro. Del vostro siete i principali artefici, lo ricordiamo ogni anno da questo palco e non ci stanchiamo mai di farlo. Per costruirlo avete bisogno di contenuti, di competenze, ma anche di esperienze che vi preparino ad affrontare il domani come professionisti, ma soprattutto come persone. Non solo. La pandemia vi ha insegnato che mettere le basi del vostro futuro sono necessarie relazioni sane, costruttive nella vita e nel lavoro. In questi mesi avete compreso che non è scontato poter stare nelle aule, frequentare la biblioteca, ripassare con un amico. Avete capito quanto sia importante la comunità universitaria di cui voi fate parte, quanto conti il senso di appartenenza anche per una realtà giovane come la nostra, con alle spalle una storia recente, seppur già di 30 anni, proprio quest'anno.